A circa 2 mesi di distanza dalla grande manifestazione sul Ticino, le associazioni remiere di Pavia sono state ricevute dal sindaco Fracassi. Un incontro di un paio di ore per esprimere tutta la preoccupazione per le condizioni in cui versa il fiume. Non c'è solo l'emergenza della siccità, per cui poco o nulla si può fare in ambito locale. I timori riguardano anche lo stato di salute delle sponde nel tratto cittadino. I cedimenti, come testimoniato a più riprese, sono il segno tangibile dello stato di sofferenza del Ticino, da Via Milazzo al Ponte della Ferrovia, solo per citare alcuni esempi. Al termine dell'incontro, le associazioni hanno confermato la volontà dell'amministrazione di creare un tavolo permanente e l'impegno a intervenire per quanto nelle competenze del Mezzabarba. Sì, ecco, come associazione remiere siamo soddisfatti di questo incontro richiesto proprio per evidenziare tutte le problematiche. Il documento che abbiamo consegnato all'amministrazione comunale è stato in parte condiviso, ci si ritroverà a breve con anche gli altri enti che hanno le competenze su quello, quindi ben venga la collaborazione con l'amministrazione comunale, anzi deve essere lei la prima a far da tramite. Ma è emersa una disponibilità da parte del sindaco e dell'amministrazione a convocare questo tavolo tecnico con gli altri enti competenti, in particolare il Parco del Ticino ed AIPO, per affrontare le problematiche che le associazioni remiere avevano elencato nella lettera consegnata all'amministrazione il 7 maggio, insomma la gestione dell'alveo del fiume e delle sue sponde, per una tutela di questo bene così prezioso per la città. E questa è la cosa fondamentale. Speriamo adesso che si riesca a proseguire concretamente con dei passi avanti. Non ho molto da aggiungere, abbiamo incassato la disponibilità del sindaco appunto a farsi tramite per avere qui persone che possano essere rappresentative degli enti che poi prendono le decisioni in modo da poter coordinare gli interventi. E anche per quanto riguarda gli interventi di competenza dell'amministrazione comunale, ovviamente nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle fattibilità di alcuni interventi da parte loro di programmare a breve interventi che partiranno. Attendiamo di essere riconvocati per un aggiornamento quando le cose si muoveranno e per ora siamo contenti di questo risultato. Diciamo che le condizioni del fiume purtroppo dipendono da condizioni oggettive, meteorologiche e da un trend climatico che sta drammaticamente cambiando. Credo, ringraziamo innanzitutto, ringrazio il sindaco per la disponibilità, ringrazio l'amministrazione per la disponibilità che ci ha dato nell'affrontare questi temi, questi argomenti, questi problemi. Speriamo appunto che questi incontri possano avvenire coinvolgendo degli enti che hanno competenza sulla gestione delle acque del fiume e crediamo che appunto in questo momento servano interventi programmatici, servono un programma e una progettualità per poter andare incontro a questi problemi che si ripeteranno probabilmente molto più spesso e quindi serve trovare delle soluzioni.